Al Vanisanna di Sassari, Torres e L'Aquila chiudono sull'1-1 il match valido per la 25esima giornata del girone G del campionato di Serie D. Alla rete del rossoblu Fideli al 52esimo ha risposto l'abruzzese Ranelli al 67esimo. Al 7° minuto di gioco, Farroni è prodigioso sulla conclusione di Muccini. Al 25esimo, Fideli stuzzica dalla distanza Farroni. 4 minuti dopo, ammonito Zane. Al 37esimo, Pinna para in due tempi il tiro di Russo. Un minuto dopo e la traversa a dire di no a Muccini. Al 44esimo Muccini ci prova, ma la sua conclusione non impensierisce il portiere. Allo scadere del primo tempo la vista non inquadra lo specchio della porta. Dopo la pausa le due squadre si ripresentano in campo con gli stessi 22 effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. In avvio di ripresa Pinna si salva in corner su conclusione di Russo. Al 49esimo cambi per le due compagini, abbate per Badami tra i locali, Steri subentra la vista per gli ospiti. 3 minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio con il diagonale di Fideli ed è 1-0 per la Torres. Al 56esimo Ranelli subentra ad Esposito. 2 minuti dopo Mister Morgia esaurisce e cambia propria disposizione inserendo Valenti per Zane. Quando scocca l'ora di gioco arriva il giallo a Bisogno. Subito dopo Sias prende il posto di Fideli. Gli ospiti impattano al 67esimo con Ranelli ed è 1-1. 3 minuti dopo Pinna si trova pronto sull'incornata di Noman. Al 77esimo terzo cambio rossoblu con Muccini che cede il posto a Solinas. 3 minuti dopo ammonito Abbate. All'85esimo ci prova Russo ma non trova il gol beffa. 3 minuti dopo giallo per Mininkleri. L'arbitro concede 4 minuti di recupero. Al 92esimo ammoniti Pepe Florencianes. Torres e L'Aquila chiudono così sull'1-1.